Mi chiamo Finazzi Giuseppe, detto tra parentesi Pito. Sono nato il 14 del 4 del 1936. Ho sempre abitato a Calcinate, adesso si chiama la mia via Via Ugo Foscolo 2, prima era Via Circonvallazione. Che il giorno del 25 di aprile del 1945 io avevo appena compiuto 9 anni, perciò i miei ricordi sono ricordi di un ragazzo di 9 anni, diciamo, 8 anni e mezzo. Naturalmente non eravamo svegli come i ragazzi di adesso, però eravamo in un paese che era solo stragrande maggioranza mezzadri, contadini mezzadri, perciò il paese era tutto nella via Circonvallazione, piccolo, con le cascine fuori. Biella, Isidoro, 1936, nato a Calcinate, vivo a Calcinate, via Circonvallazione. Da ragazzo, ai tempi della guerra, ero lì in vicolo Orti, qui in fondo qua. Mi chiamo Pedis Giuseppe, sono nato a Calcinate in Via Dante, vicino al comune, quindi per quello mi trovavo in un posto dove i servizi non mancavano, perché ero in piazza, quindi non c'erano problemi, la luce elettrica c'era, e anche gli altri servizi, quelli di quel tempo, diciamo così. Io sono nato da famiglia contadina, ma non un vero contadino, contadino povero nel senso che non avevo le bestie abbastanza, non avevo gli attrezzi, non avevo. Erano nostri alleati i tedeschi e si erano piazzati qui a Calcinate con i cavalli e i carri, qui dov'è il sagrato adesso davanti alla chiesa, c'erano i ipocàstani, quelli grossi, c'erano gli anelli dove infilzavano le corde e venivano legati i cavalli, perché erano lì che c'erano gli alberi grossi. Erano al riparo, diciamo così, dalle incursioni dei caccia nemici. In fondo, per via San Martino, via Valmarcia, che dove viene fuori lì per andare alle scuole, lì c'erano tutti i cavalli. Nella via Traglio c'erano i cavalli legati sempre con le corde lì ai muri. Alle scuole elementari, erano più piccole di adesso. Il piano terra, il piano, primo piano, che erano 2 piani, erano occupati dai tedeschi che c'erano diciamo così, le caserme. A Calcinate nessuno ha fatto dei dispetti ai tedeschi e i tedeschi si sono comportati bene a Calcinate. Il comando di tutta la zona era su alla cascina Beretta. La c'era il comando, Dov'è la cascina Beretta? la Guzzafame, Ah, qui per c'è la andare a Guzza Bolgare, Fame adesso. Guzzafame, si chiamava anche loro Guzzafame, Guavam, no? Lì c'era il comandante di tutta la zona, che aveva un cane lupo e veniva sempre accompagnato da lui. E di fronte alle scuole elementari, sono 2 villette, lì c'era una casa signorile, lì abitavano gli ufficiali di queste truppe, diciamo così, alleate, che poi dopo sono diventati altra cosa. Alle Vettole di Cavernago, perché loro si andava, c'era solo la strada, quella vecchia, andavamo a vedere, c'erano, quando fanno i corsi i cavalli che saltano le siepi, appena che arrivi su alle Vettole che trovi la statale, di là c'era tutto campo, c'era nessun fabbricato. A sinistra c'era una cascina vecchia, che là erano tutti i militari tedeschi, cavalli anche loro, e lì facevano l'ippica. I primi, io mi ricordo
perché sono nato nel 37 e quindi la guerra è scoppiata nel 40, non è che un bambino a 3 anni abbia l'idea di cosa sia la guerra, non aveva la consapevolezza di quello che c'era, c'era la mamma e basta. Però dopo, col passare del tempo, cominciavo a andare all'asilo, andando all'asilo mi sono reso conto che, soprattutto quando un giorno per caso la mamma mi prende e mi porta in un posto a trovare il papà che era tornato dalla Russia perché era convalescente, perché avevo problemi di vista. Allora in quel caso lì sono stato dal papà, a un paese qui vicino che non mi ricordo, e il papà mi ha fatto vedere le celle che c'erano allora in tempi di guerra, qui mettono dentro i nemici, i prigionieri. Allora mi sono reso conto che sui 4-5 anni la guerra c'era. E in più, in quei tempi lì, cominciavano già dopo un paio d'anni, cominciavano già a bombardare, andavamo in soffitta a vedere i bombardamenti. Io ero un po' piccolo, non mi lasciavano salire, no? E gli altri grandi andavano. Dopo ho capito anch'io come funzionava la cosa, cos'era la guerra, e da lì ho avuto un po' la consapevolezza della guerra, però non è che la guerra mi abbia fatto soffrire la fame, eccetera, perché un piccolo contadino avevamo 2 o 3 bestioline che erano nostre, perché non tutti avevano le bestie di proprietà sua, quindi avendo un paio di bestioline, delle volte erano anche 3 di quello che posso ricordare io, arrivavamo anche a 3, un po' di latte, un po' il maialino, e la mamma impastava tutti i giorni, faceva con la farina, faceva la pasta, le tagliatelle, era sempre quella cosa, intendiamoci. Alla sera le tagliatelle, al mattino ancora le tagliatelle, a mezzogiorno c'era il cotechino. Poi parlando di mitragliamenti, i caccia qui ce n'erano tedeschi, perché da Bergamo vanno a Brescia. Brescia, vengono lì, parte anche i bombardamenti. Il primo mitragliamento che è stato, per loro, c'erano ragazzini, però gli apparecchi non sparavano, erano loro. Era la prima volta che arrivavano qui gli americani e puntavano lì a Orio, e qua e là, mitragliato lì, sul sempre per andare giù, poi si finirono con la Madonnina lì. E se non hanno messo a posto con la Madonnina lì, però lì ha detto bucata. Di mitragliatrici lì. Io arrivo lì, l'1:15, vado all'oratorio, perché vado giù all'oratorio, cosa mi trovo lì a metà. Io sono lì, dalla porta che va dentro in chiesa. Ho cominciato a sparare, se mi avessi visto torno indietro, che fiamme che facevo scappare a casa. Giù lì sopra, e c'era mio padre che era a letto, il primo mitragliamento. Poi dopo mi sono abituato, qua aspettavo sempre quando andavo lì a mitragliare, lì andavo su sopra, sotto il tetto, lì vedevo gli americani che andavano giù in caccia, e li contavo, perché non li vedevi là, però li vedevi andare su dopo di là, che vanno giù, poi fanno così, non hanno preso. Questo è stato la cosa più bella che mi piaceva vedere, fanno sicuro. Poi c'erano i bombardamenti, Palazzolo, ponte di Palazzolo. Infatti un giorno siamo scappati dalle scuole, perché 2 o 3 razzi sono saltati giù, perché una bomba è saltata lì quasi a Bettolino, a Palosco. Sono bombe che erano pesanti, mi hanno mandato a casa. E un apparecchio è stato, eccolo lì, ecco, siamo lì a scuola. E partono ancora 5, 6 o 7 caccia e vanno per verso Brescia come al solito. Siamo lì e sentiamo i mitragliamenti, però salta dopo Palazzolo, perché i mitragliamenti, ma porco cane, chissà cosa c'è. E uno è tornato indietro con un fumo dietro, poi lo vedo la carningo, un fumo, era stato colpito. Sta attento, ha passato appena il campanile, appena di là del campanile, appena di là. Sopra l'ospedale è andato verso il Molirotto, che non c'era né traccia né i frati, c'era proprio il Molirotto e basta. Sul Molirotto ha fatto la cascina lì, Capoferri, che loro chiamava la cascina Fasolì, c'era anche mia cognata lì. Ecco,
lì, sono venuto, lì è caduto, che poi ho bruciato tutto il furumento, quelli che siamo marinato la scuola, immaginà, su. Poi sono arrivati lì i tedeschi, mi hanno mandato via, però era lì bruciato, si bruciava tutto. E la sera, il motore, tutte quelle cose che hanno caricato sul camion, così non si sono fermati di fuori qui, del bar, allora c'era la Romilda. E lì abbiamo rubato un po' di qua, un po' del motore, poi siamo scappati. I bambini erano sfruttati perché? Perché c'erano le possibilità di essere sfruttati, non c'erano pericoli, c'era il tempo, non c'era tempo pieno alla scuola, eccetera, eccetera. Quindi i bambini erano sempre impegnati. Se pensiamo che da Grano Turco, dalla pianta fino alla cima, a metà c'è la pannocchia, quindi a un certo periodo si tagliava la cima e poi ci facevano i massi e si portavano a casa per le bestie, soprattutto per noi che avevamo le bestie nostre, e si usava anche la metà del padrone. Si toglievano tutte le foglie, si toglieva tutto quello che si poteva ricavare per dar da mangiare alle bestie, perché era il periodo che soprattutto quando arrivava l'autunno i primi due tagli andavano divisi a metà e dopo il resto si mischiava con la paglia e si portava a casa per l'inverno. Quindi il bambino aveva sempre da fare, non c'era tempo da perdere, almeno in casa mia. Per riduce una tessera che ti tessera del pane, che lui ti dà a tutte le famiglie povere, in un pane nero, e tu andavi lì. Ero qua proprio qui, dove c'era verso Fabio, c'era dentro il panettiere lì, quello vecchio però, e poi c'era il Cavurri, c'era. E lì andavo lì tre o quattro bullini e ti dava tre etti di pane. Quando andavamo a scuola, là alle scuole prima che arrivavano i tedeschi, ho fatto la prima, la seconda, la terza e la quarta in comune. Allora il fascismo, era il comune, era il fascio, erano tutti fascisti. Perché se non eri fascista non lavoravi e non mangiavi, ma era così. C'era un motto che il Duce voleva tutti i giovani, cioè dalla quarta alla quinta e andare avanti. Al sabato pomeriggio facevano il pre-militare e noi bambini piccoli uscivamo a mezzogiorno da scuola, andavamo dalle suore in convento che era giù in fondo dove la via Valmarcia una volta era lì, c'erano i tavoli con dentro i buchi e la scodella, andavamo a mangiare la minestra perché la fame era tanta. È stato anche il cambiamento alla scuola. Perché a scuola c'era il regime fascista, c'erano le maestre col coso nero. E qua, dopo il 25 aprile, allora è arrivato da casa della guerra don Maestro Gianni Finassi, quindi calcinati. Poi ho preso lui della fine seconda e così. Ecco quel palo lì. Quello della bandiera. Bravo, ecco il palo della bandiera lì. E tu quando andavi a scuola, avevano gli zoccoli, non c'era niente, c'era anche giù la neve. Prima di andare a scuola, sentivi due o tre marce in giro quel campettino lì. Si tirava sulla bandiera, si cantava Giovinezza, bene. C'era uno più, mi ricordo sempre, il povero Ravissa, del 32 lui che è morto, poveretto, Rino Ravissa, che lui era già vestito di balilla, aveva col fiocco balilla, col moschetto, la divisa, poi si cambiava e veniva a scuola, lì dell'entrata, finito la scuola, stesso, due o tre giri, si tirava giù la bandiera, cantavi Giovinezza. Era sempre così, è una fame, ma Luca. Poi io andavo giù a mangiare le minestre dalle suore, le suore erano lì, il convento era lì via Malmarcia, dove c'è il circolo lì,
Ecco, uno per famiglia si mangiava la minestra. Lì dove c'è il movimento Longo, lì c'era il bottonificio, capito? Sopra sulla casa proprio, la casa, non quella che guarda di qua, se tu guardi la casa di lì, quella vetrina, non questa, quell'altra, in cima c'era un rettangolo di 3 metri per 1 metro, per esempio, c'era scritto tutti gli slogan, mi ricordo bene questo: se le culle sono vuote, la nazione invecchia e decade. Duce. Lui perché faceva questo? Che a lui gli servivano 1 milione di baionette, capisci? Lui, la famiglia, quelli avevano famiglia, erano sovvenzionati del fascismo. Allora, uno per famiglia, lo attaccavo sempre io. Andavano a fare questo, cosa vuol dire? Che un mese è come quelli che vanno a Piazza Torre, che facevano il mese a Piazza Torre in montagna, tanti andavano a mare, facevano uno fermo. Andavi lì, quel mese lì, facevi le marce, tutto il giorno le marce, avevo sui cartoncini neri, la canottiera con Benito Mussolini, BM nero. Lì i tedeschi, noi andavamo a giocare dove c'è le valle di Fieno, lì dove ti ho detto che c'erano le scuole. Loro ci chiamavano là, andavano col cavallo, sempre due cavalli, non la coppia col carro, e per fermare andavano a caricare il fieno per portare dal paese a mangiare i cavalli. Quando per fermare il cavallo lo fanno brrr, e noi ci nascondavamo sotto le valle, no? Erano grandi le valle, no? Quando partivo col cavallo, brrr, i cavalli si fermavano, saltavano giù. Poi ci davano magari una fetta di pane per noi. Ci volevano bene. Ogni tanto mi capitava, vicino a casa mia c'era un negoziante. Facevamo baratta, faceva così anche la mamma. Se sentivo la gallina che cantava, se riuscivo a recuperare, diciamo così, l'uovo, perché la mamma lo sapeva, indovinate perché voi, la mamma sapeva che il giorno dopo la gallina faceva le uova, rendetevi conto voi cosa faceva. Quindi io, se sentivo, mi trovavo in zona, prendevo l'uova, inseputa della mamma, dopo la mamma cercava l'uovo della gallina, non c'era. E io andavo, o mi dava i fichi secchi negoziante, o mi dava i cioccolatini potà. Per me era un... insomma, era un cambiare almeno da mangiare, diciamo così. Zio Mario, zio Franco, erano uno in Germania, erano i carristi, erano là a fare, erano alleati dai tedeschi, a imparare ad andare con i carri armati tedeschi, perché i nostri erano scatole di sardine, i tedeschi invece erano i panzer, e l'altro invece era andato in Africa a combattere. È rimasto prigioniero lo zio Mario, dagli americani, inglesi, in Africa. Invece lo zio Franco, che da alleato, quando l'Italia ha fatto quel famoso comunicato che ci difenderemo da qualsiasi parte venga, siamo diventati nemici, è rimasto prigioniero là in Germania. Però sono venuti a casa tutti e due, molti invece non sono tornati. Mio fratello il primo è nato nel 1927, quando che aveva compiuto 18 anni, lui aveva andato a scuola, l'aveva mandato ad Almine, era diventato come un militare. Almine era statale, produceva armi, era un operaio, ma era come un militare. Tieni a casa tuo figlio, perché qui cominciavano già a bombardare Milano. Palazzolo, guarda che Dalmine è nell'occhio, cioè è una fabbrica d'armi. Allora cosa hanno fatto? Ci hanno detto come dovevano fare, perché non poteva mica tenerlo a casa, era come un militare. Fai fare un documento dal medico. Il medico, che era un pezzo grosso allora, il medico,
che il papà è caduto, faceva il muratore, caduto dal ponteggio, si è fatto male e per 7 o 8 mesi non riesce a fare. Ci sono 8 in famiglia, che c'è nessuno che porta a casa stipendio. Allora ha avuto questo, ci hanno detto come si doveva fare, è rimasto a casa, andava a lavorare con mio papà a Malpaga, l'azienda agricola a Malpaga, ci ha dato da mangiare a mezzo, a tutti qua. Dopo una settimana che era a casa, hanno bombardato Dalmine, hanno ucciso un sacco di persone, e il reparto dove era mio fratello è stato preso in pieno. Tutti quei morti, quasi 400 lì, a Dalmine, sì. Hanno bombardato Dalmine. Io sono su sul tetto perché ero, però mio fratello Gianni è andato su alle 2:30, verso le 3, un centesimo di quelle bombe, di quelle, ecco, erano fiamme lì, che mio fratello mi ha detto su, fiamme verso Dalmine. Infatti c'erano, non so, 3 o 4 di noi qua che lavoravano lì. Il 25 di aprile a Calcinate, io ero bambino, con tutti gli altri bambini, no? Magari è successo quasi niente. Il giorno dopo cominciarono ad arrivare le persone fuori e erano tutti partigiani, e cominciavano ad andare a far giustizia con quelli che col fascismo andavano a fare botte e olio di ricino. Mia mamma mi teneva chiuso in casa, ma noi scappavamo. Fuori dal comune, dove adesso c'è il comune sistemato, c'era la porta d'entrata che è come quella che c'è adesso. Sopra c'era la famosa lilla e quella statua che c'è giù al cimitero. Tra la lilla e la porta c'era un altoparlante grande. Qui si tratta sempre un po' tempo prima del 25 aprile. Lì andavano a mezzogiorno a ascoltare il giornale radio, che erano quasi tutti contadini, perciò mangiavano le unghie e andavano là. Noi ragazzi venivamo a casa dalla scuola, che eravamo lì sotto il comune, perché là era occupata, e sentivamo il giornale radio, insomma. Che il 25 aprile siamo stati liberati anzitutto dal fascismo, che a Calcinate non ha combinato niente di proprio male, però in tanti paesi Calcinate ha girato olio e manganelli, però era la, diciamo, gli oppositori del regime, se tu parlavi 2 o 3 volte venivano prenditi da notte e botte. Per avvicinare mia mamma, guarda mamma, che tuo figlio, che era Gianni, quello che faceva un po', che faceva un po' di partigiano, andavo su a Rovere a portare su delle buste o qualche là, perché il capitano lì dei partigiani era un Zucchi, era il piglio del direttore, che c'era il filatoio, dalla filanda, il filatoio, e lui lavorava lì, mio fratello. Poi c'era andato scappato, era sulle montagne. Ecco, guarda che se te lo prendono, stai attento, fermalo, se te lo prendono, te lo fucilano. Il 25, il primo, il 26 mi pare, siamo venuti tutto con la baraonda che ti ho detto. Davanti al comune c'era il ciotolato, no? Tutto ciotolato. Lì sono entrati, chi erano non lo so, perché ero troppo piccolo, hanno preso tutti i documenti, hanno fatto un mucchio e hanno fatto un falò. Hanno bruciato tutti i documenti del fascismo. Penso che siano stati quelli che abbiano almeno avuto la testa di lasciare i documenti, che erano molto, molto più vecchi. E questo siamo noi bambini, facciamo come gli uccelli, tutti qua, tutti là, e si passa la voce, brucia, 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 piano, andiamo a vedere
c'era una catasta di carta che bruciava. Chi sono stati a bruciare? Non lo so, che in quei momenti lì era il caos. Io l'ho vista più brutta, cioè ho dovuto fare più sacrifici dopo la guerra, nel senso che mancando il papà, sette fratelli con 45 pertiche a Mesadria, c'era da morire sul serio, né? Fino a quando sono arrivato all'età di proseguire il lavoro, 15 anni, mi pare che di aver fatto anche un anno prima per bisogno. La liberazione del 25 aprile, cioè, più che altro c'era, a parte il casino, che tanto, ragazzi, però faceva anche paura, perché a parte la paura della guerra, però il 25 aprile è impattato un po', era un brutto giorno, perché io mi ricordo che c'era un giro di calcinate, ma anche la sera, tutti i giovanotti, vabbè, almeno 10 o 15 anni in più, sul moschetto, sul sagrato che sparavano sulla, perché era il 25 di aprile, c'era armi per tutte le parti. Quello non è, era bello, perché io tenevo agli americani, diciamo la verità, e non ai tedeschi, E poi per dire, quello non diciamo andare avanti, perché è stata una guerra civile, perché tra partigiani e tra la decima Mars e tra la Repubblica di Salò, i fascisti, lo sai anche te, sono stati di morti, fucilazioni. Poi è nata la famosa Repubblica di Salò, quando il duce è stato, diciamo così, portato via, messo là, che è stato liberato da Hitler, ha mandato a Salò, hanno fatto la Repubblica di Salò, ricostituito ancora il fascio. Quando arrivavano qui, prima che arrivasse quello che ti ho detto adesso, i carri armati, c'erano qui i repubblicani, si chiamavano repubblicani quello lì, erano giù nella Villa Passa, alla Passa, erano là, ma sono stati qui poco. E poi sono arrivati gli americani e andati via Teccio. Sì. C'erano i repubblicani, allora c'era un'antica canzoncina. E uno lo chiamavano il Paion. Era, sai, che nei paesi c'erano sempre quelle persone che erano specie di clown, no? Che facevano divertire la gente. Chiamavano il Paion, era morto. I repubblicani erano andati nella caserma dei carabinieri, avevano occupato quella caserma lì. Allora c'era un detto che andavano su di notte a prendere le passerine per mangiare, perché era pieno di passe sul tetto. Allora dicevano che è andato su il Paioni a notte, no? Per far paura, cioè uno che era morto, era come un fantasma, andava su a far scappare i repubblicani, no? Uno cantavano «Gasso il paio sulla caserma, i repubblicani, come eterna, come si sia», eccetera, eccetera. Era una, quelle famose che giravano storielle, no? Non so se c'è qualcosa di vero o no. Qui alla Pasta c'era il Cappia, c'è ancora il Cappia, e c'era la decima Mars. Il signor Mars era i repubblicani, era praticamente il Salò, la Repubblica di Salò, fascisti. E c'era anche un mio cugino, di Borlotti, che era entro un barone, non era lì, però era in guerra con quei fascisti. E lì, nel cima Mars, i ragazzotti venivano su, qua e là, e c'erano due belle signorine che erano lì, erano nipoti di una famiglia qua, che non dico il nome, erano in piazza, in piazza. Le ragazze andavano a giovanotti lì. Quando sono partiti, che il 25 aprile sono partiti, sono portati lì in piazza, compreso quella signora lì, la titolare, se ne taglio dei capelli. Per aver sentito ancora sui giornali che la rasatura, ma no, quello ce l'ho ancora qua, lì in mezzo alla piazza, poi proprio fare il giro del paese. All'inizio, il 25 di aprile, non so se un giorno dopo,
o che c'è stato come un senso di liberazione, perché eravamo sotto in un, come si chiama, una dittatura, capisci? I carabinieri non li vedevi mai. Qui che giravano era la milizia. Finito quei paio di giorni lì di euforia, no? Poi cominciavano ad arrivare, diciamo così, i tedeschi erano ancora qui, questi pian piano di Calcinate se ne sono andati, quelli delle Bettole se ne sono andati, però non tutti insieme, capisci? Non è che hanno fatto un boom, piano piano, perché noi eravamo sempre ancora assediati. Gli americani erano fermi lì sulla linea tra Roma e a Cassino, capite? Erano lì. Quando ha sfondato Cassino, saranno passati dal 25 aprile un mese e mezzo, non lo so. Prima di vederli qua. Perché sono arrivati qui da Brescia e c'era allora solo la statale quella là, no? Arrivarono gli americani e buttavano fuori le sigarette e i chewing gum, non sapevano, non c'erano ancora inventati in Italia i chewing gum. La voce si spargeva, no? Andavamo tutti, mia mamma mi aveva chiuso in quella casa vecchia là in cima perché non voleva che andava, perché dicevo che gli americani li portavano via. Un bel giorno siamo riusciti a scappare, no? Abbiamo attraversato lo Zerra, perché dallo Zerra fino al Betto non c'era niente, tutto campo. Siamo arrivati là, abbiamo visto gli americani passavano su con le jeep, con i camion, i Treas, i Doge, poi anche con i carri armati. Sono fermati lì alle Bettole, la cascina vecchia, che adesso hanno fabbricato tutto nuovo, quella lì, lì c'erano dentro ancora i tedeschi. Poi probabilmente dopo i tedeschi sono venuti magari i fascisti, non lo so. Sono arrivati lì, si è fermata la colonna lì. Sono scesi tre o quattro dal camion, quelli della jeep, no? Gli altri sono tutti fermi. Sono uscite solo quattro persone insieme con quelli lì, sono state su sulla jeep e sono andati. Questo è quello che ho visto io. Però noi non ci ha buttato fuori niente. In primavera mi ricordo che un anno, questa è, mi sono reso conto proprio della guerra, perché sono andato in campagna col papà, era di primavera. E lì, e poi eravamo nel periodo che la guerra stava per finire. E lì ho visto sulla statale Bergamo-Brescia, poi c'erano lì dei cavalli morti, ma sono rimasto un po' lì così. No? A un certo punto, quando stavo lì col papà, avevo lì il maialino che mangiava così, ho sentito un aereo. Il papà mi ha chiamato, mi ha detto... C'era lì vicino un rifugio, ma vieni qua sotto, c'era il carro con le bestie, io non avevo il cavallo, il carro con le bestie, sono andato sotto. E poi hanno mitragliato, io non mi rendevo neanche conto. Ecco, lì è proprio stata l'unica volta che ho avuto, oltre che paura, mi sono reso conto che proprio la guerra c'era veramente. Infatti era il periodo che, con tutta probabilità, la cavalleria era quando c'era la ritirata dei tedeschi che andavano ai confini della Svizzera, poi però in quel periodo lì c'erano sparatorie dappertutto, un casino. Dopo poco tempo ho visto che arrivavano le camionette, come ho detto, ma non mi rendevo conto, non sapevo se fossero americani o tedeschi, noi salutavamo tutti, i bambini cosa fanno, ma il papà lo sapeva. Poi sono passati fuori, dopo un po' ho visto che sono arrivati gli americani, allora sì, ho visto che la guerra, cioè c'era proprio. Sono stato il 25 aprile, come tu veni su, i mitragliamenti veni su, vi parlerò anche dei mitragliamenti che venivano su, e quando sono arrivati qua, che sono andato su a Orio Serio, che c'era l'aeroporto militare, così. E siamo visti qua, allora so che erano tre carri armati, però erano tanti, hanno preso ancora sopra, però quelli ci volevano bene, perché dello sporco almeno c'era un po' di cioccolato, un po' di leccavo un po' di là, quelli sicuro erano più bravi, quello sicuro, però era appena andati loro comunque, che poi sono passati su
lo spalto, carri armati, ci cavavano le colonne e lo buttavano giù, un po' di torta qua, un po' di torta là, c'era. Sono cose che se tu vedi nei documentari o cinema di al tempi della guerra, tu vedi che se vedi me da piccolo, magri lì, poveretti, è una cosa uguale.